Ok, passiamo a quest'altra di I Heart Revolution, che è Total Heartbreaker, che sarebbe la versione più grande di quelle piccoline di queste due palettine. E questa l'ho ricevuta in regalo in una mystery bag, forse. Oppure in una box, comunque sempre sul sito di Pink Panda. Questi sono i colori, sono molto molto scriventi, la consiglio. Ma questa l'abbiamo vista? No, questa non l'abbiamo vista. Questa di Essence è meravigliosa. Trovate anche questa, mi schiaccio l'occhio, trovate anche questa. In un calendario dell'avvento, questa se non mi sbaglio era nel DIY, era nel calendario fatelo da solo. Il pack è veramente meraviglioso. C'è uno specchio e questa non l'ho mai utilizzata, non l'ho mai neanche aperta. La chiusura è calamitata, anche qui schema colori meraviglioso. Ah, si chiama Witch Side. Andiamo ad Essence Pastellino, eccola qui. Che okay. Il pack era molto simile a quello di Fovalu, nel senso i colori, ma Never Give Up Your Daydream. Questo è il nome della palette. Qui c'è uno specchio e i colori sono questi. Sono tutti shimmer pastello, quindi non è una palette banale secondo me, perché si possono trovare delle palette con dei colori pastello, ma con dei colori pastello shimmer tutti, non è banale secondo me questa palette. Avrò swatchato o utilizzato qualche colore, ora non ricordo. Proviamolo insieme perché io non mi ricordo. Questa è la scrivenza, quindi non so se è ancora in commercio, devo dire la verità. E questa l'ho trovata per un colpo di fortuna, diciamo così, nel calendario dell'avvento, fatelo da solo, insieme a quella palette. Witch Side. Probabilmente l'anno scorso. O l'anno scorso o di 2 anni fa. Questa, comprata sul sito di Pink Panda, in un periodo in cui anche adesso sono presenti questi sconti, sono presenti questi sconti, ma non so se ancora su questi prodotti, che arrivavano fino all'80%, e quindi questa palette io l'ho comprata tipo 2 euro o qualcosa del genere. È morbidosa, qui si vede che affondano le dita proprio. E si chiama, è sempre di I Heart Revolution, e si chiama Birthday Cake. Questo è il pack secondario che non ho buttato perché è troppo carino. C'è uno specchio. E questi sono i colori. Poi, sempre su questo stile mangereccio, ho acquistato, sempre nella stessa occasione, quest'altra palettina, sempre di I Heart Revolution Strawberry Sprinkles. Ricordano molto le ciambelle americane che sono contenute dentro i cartoni, poi le ciambelle dolci, poi si aprono, ecco, e viene fuori la ciambellina, no? Anche questa è morbida. Metti a fuoco, metti a fuoco. Ecco, è morbida. I colori, anche questa ha uno specchio. E i colori sono questi. Anche questa comprata veramente pochissimo. Non ricordo con esattezza quanto, ma sempre un euro e qualcosa, cioè veramente molto poco costano. Ok, sempre di Essence, non ricordo se l'ho trovata in un calendario dell'avvento, ma questa palette è meravigliosa. My power is water. Era la linea dei segni zodiacali. Questi erano i segni d'acqua, che non sono i miei perché io sono un segno di terra. E quindi comprendevano il cancro, lo scorpione e i pesci. Quindi per ogni, diciamo, segno di acqua c'era la descrizione che è empatico, intuitivo e creativo. Comunque,
La palette è questa. Il pack è in cartone, però è resistente. E la chiusura è calamitata poi. Dance with the Waves si chiama questa. Poi acquistata anche questa nella promozione degli sconti fino a 80%, sempre di I Heart Revolution, Love Spells. Comunque era un periodo di San Valentino, perché mi ricordo che ho fatto un post con questa palette. Metti a fuoco, metti a fuoco. Quindi questo è il pack. Questo è il pack secondario, è uguale praticamente. Questo è il pack primario, è in cartoncino duro. Questo è il retro, c'è uno specchio e questi sono i colori. Questa sono io. Quando cerco di togliere la pellicola, no, non l'ho mai provata, quindi non so dirvi la scrivenza, ma è costata poco anche questa e mi piaceva il pack, così, come se fosse un libro, no? Come se fosse un libro di incantesimi magici, quindi mi piaceva molto l'idea. Incantesimi d'amore, incantesimi magici d'amore. Comprata su Dove? Cosmetic for Less. Ok, comprate tutti i segni di acqua, vergine, scorpione, bla bla bla. Il mio segno, non ho una palette col mio segno zodiacale. Virgo, questo è il pack secondario. Metti a fuoco, metti a fuoco. E questo è molto leggera, è plastica. Ok, questi sono i colori e questo dovrebbe essere un primer occhi e questo invece dovrebbe essere per le sopracciglia, mentre questi qua sono ombretti e questo è, non so se è lo shimmer veramente, illuminante, no, illuminante, fantastico, c'è tutto, primer, sopracciglia, illuminante e ombretti. Ombretti tutti satinati sono? Sì, sembrano. E quindi questa presa sul sito di Cosmetic for Less. Questa è vergine, Virgo, mentre quello è scorpione. È uguale. Ok, il pack esterno è diverso. Ve lo faccio vedere da questo. È diverso. Della linea My Sign di Revolution. Questo è scorpione e praticamente tiene le stesse cose, quindi ha il primer occhi, che è questo, primer occhi, sopracciglia, illuminante e colori che sono leggermente diversi da quelli, ma molto simili, ve li faccio vedere. C'è il viola più shimmer, sembra questo, che poi alla fine sono uguali, e poi sì. Differenze un po' il marrone, questo è un po' più scuro, questo è un po' più chiaro, e il bordeaux. Anche qui nel pack guardavo che ci sono le caratteristiche, ok, dei vari segni, quindi questo è vergine e queste sono le caratteristiche. E poi sto scoprendo le mie palette per la prima volta insieme a voi, eppure ce le ho da un po'. E poi all'interno c'è anche un cartoncino con l'oroscopo. Va bene, voi lo comprate, avete anche l'oroscopo con la frase, il pianeta, il colore e la pietra. Oh, fantastico. E qui ci sono, diciamo, per lo scorpione, le altre caratteristiche. Ora vi prendo anche per chi è vergine, questo è il segno dello scorpione, per chi è vergine vi prendo anche l'oroscopo della vergine, questo è della vergine. Ok, così potete leggerlo.
se mette a fuoco. Mette a fuoco la faccina. Ehi, quindi segno di terra. Ci sono anche qui i colori, la pietra, il pianeta. Vede la faccia. Gliela copriamo la faccia alla signorina. E proseguiamo con questa che avete visto in uno dei video precedenti, quando ho acquistato il cofanetto di Douglas. Avete visto che ho trovato appunto questa palette di Morphe, Vava Bloom. Questo è lo specchio grande, per quanto la palette, e questi sono i colori. I nomi dei colori però sono sulla pellicola protettiva. I colori sembrano meravigliosi, io non ho ancora provato, swatchato nulla, ma sembrano veramente, soprattutto questo shimmer, anche questo meraviglioso, anche questo. È da provare, è da provare. E quindi questa è l'unica palette di Morphe che ho, grazie Douglas. Perché ero molto curiosa di provare questo brand, a parte lo spray che dicono che è miracoloso, volevo anche provare. Restiamo in tema Douglas, questa è una palettina mai forse aperta, trovata nel calendario dell'avvento dell'anno scorso, però in quale? In quello rosa, era la casetta rosa, non era quello multibrand, era proprio di Douglas, uno dei due che aveva fatto Douglas, uno dei tre, dei quattro. Dei tre forse. Ok, e comunque ho trovato questa palettina, non c'è lo specchio e i colori sono questi, minimal, semplice. Se quello sembra blu, non so se è blu veramente, è viola, quindi pensavo che era il riflesso, invece no. Questa palettina di Douglas si chiama. E questa è di Douglas. Poi ho una palette che, cioè, se devo dire la verità, io questo brand, lo sto registrando, un colpetto mi era venuto. Io questo brand non lo conosco, credo di aver trovato questa palettina in un mystery bag, sempre su, con un acquisto sul sito di Pink Panda, perché, cioè, credo che sia questo il brand. Eye Candy London Hot Collection. E non ricordavo neanche di averla, devo essere sincera. Questa palette. Ok, uno specchio. Ha anche un pennellino. E questi sono i colori. Colori che a me piacciono, quindi da provare. Non ricordavo più di averla. Non so dirvi se è scrivente o meno, non la conosco. Se qualcuno di voi lo conosce, fatemi sapere se conoscete questa palette, il brand di questa palette, se l'avete mai usata, acquistata, non saprei. Poi, sempre in una mystery bag, questa palette Sunset Revolution Glow. La palette è pesante, molto pesante, anche se credo che questa sia plastica, però sembra resistente. C'è uno specchio e i colori sono questi. Ok, adesso cercherò di andare un pochino più rapidamente perché siamo ancora a metà. Quindi Revolution, I Heart Revolution in collaborazione con Looney Tunes, acquistata credo sul sito della Revolution direttamente. C'è uno specchio molto simpatico con What's up, dog? Che succede, amico? Era la frase di Bugs Bunny. Questi sono i colori e mi sono innamorata quando li ho visti perché vivace, allegra. Non so dirvi, e poi le cialde sono grandi, veramente grandi, belle. Non so dirvi la scrivenza, prima o poi la proveremo. Sempre di questa linea della di I Heart Revolution in collaborazione con Looney Tunes, ho preso altri personaggi che sono Silvestro,
ognuna c'è lo specchio e la frase. Questi sono i colori della palette. Quindi ho preso Silvestro, la chiusura è calamidata in tutte. Poi ho preso, ovviamente c'è Silvestro, dove c'è Silvestro ho preso Titti, il canarino, questo è Titti. Il pack secondario è come quello primario, uguale, in più ci sono i colori. Specchio, frase, questi sono i colori. Oltre Silvestro e Titti ho preso anche il mio personaggio preferito che è Bugs Bunny. Questo è il secondario, questo è quello primario. E la frase appunto che succede amico. E questi sono i colori. E infine l'ultima, sempre di questa linea, è il diavoletto della Tasmania. Ecco, uguale. Questo è lo specchio, la frase e questi sono i colori. D'altronde si rifà i colori appunto del personaggio. E per quanto riguarda la collaborazione con Looney, questa era l'ultima. Andiamo a... Ancora qui c'è roba. Sembrerebbe di no, ma invece c'è. Revolution, questa trovata nel calendario dell'avvento dell'anno scorso, forse quello Luxury la 12, non mi ricordo. Comunque, in uno ho preso due calendari dell'avvento di Revolution l'anno scorso. E questo è un quad bellissimo. Honey, honey. Poi andiamo molto veloce qui. Scusate. Revolution Pro acquistata sul sito di Pink Panda, credo. Questi sono i colori meravigliosi. Rimasta affascinata da queste colorazioni così. Ho provato questo e questo. No, anche questo ho provato. I colori sono molto belli. Non ricordo onestamente quanto sono pigmentati. Regeneration sarà la linea e Trans Celestial forse il nome della palette. Revolution, questa trovata in un calendario dell'avvento, forse quello che dicevo appunto, quello dell'anno scorso, uno dei due. Questo è il nome della palette. Non lo so pronunciare. Questa Revolution, questa sono sicura di averla trovata per il pack marmorizzato nel calendario dell'avvento, credo dell'anno scorso o di 2 anni fa, non ricordo bene in quale. Sbocciata la qualità della Revolution, quindi buona, Reloaded, della linea Reloaded. You are a winner, quindi sei un vincitore. Revolution, anche questa forse. Trovata nel calendario in un calendario dell'avvento, non ricordo. Questi sono i colori. Questo è dell'anno scorso, credo. Prestige è il nome della palette. Questa qua l'ho acquistata. Reloaded, Hypnotic. E poi c'è Revolution Maxi Reloaded Palette. Questa è una palette di soli matte della linea Maxi Reloaded Monster Mattes. Questa forse la conoscete perché l'ho utilizzata in qualche video. Questi sono solo matte. Poi Revolution ancora acquistata. La chiusura calamitata, c'è uno specchio, non ricordo, sì, l'ho utilizzata, ho sbocciata, non saprei bene. Poi abbiamo Kiko Green Me, acquistata, questa l'ho acquistata in un negozio Kiko non proprio vicino a casa mia, era in promozione a 4 euro. Quindi ho detto proviamo la linea Green Me. Ha uno specchio e queste sono le colorazioni. Sempre, no, questa forse l'ho acquistata online,
periodo di sconti, credo, l'anno scorso forse, ed è della linea Fruit Explosion. I colori che io ho scelto allo specchio, no, non allo specchio, i colori che io ho scelto sono questi, perché ho veramente tante palette calde, quindi volevo qualcosa di freddo. La numero è la 03 Tropical Chic. Poi della Vigo, questa era un'offerta in negozio dove c'era questa palette, una terra, un mascara, Holidays Gems, è di 2 anni fa, se non ricordo male. Ma c'è uno specchio, credo di averlo, no, neanche mai sbocciata, è nuovissima, neanche mai sbocciata. E ora andiamo a Revolution per Friends. C'è Rachel. Hanno tutte lo specchio, se non ricordo male. Rachel, sì, lo specchio è. Questi sono i colori utilizzati già, sì, qualche volta, qualche occasione. Monica. Pack secondario come quello primario. Cartone duro, c'è lo specchio. In cartoncino duro c'è lo specchio e questi sono i colori. Questi sono i colori. Anche i dettagli, tipo in Rachel c'è il divano, in Monica c'è lo specchio, lo spioncino della porta di Monica, e in Phoebe c'è il taxi, Chandler la porta del pianerottolo. Poi abbiamo Joy, e in Joy c'è la poltrona. Joy era il re della poltrona. Questi sono i colori. Poi infine abbiamo Ross dei personaggi e questi sono i colori. E poi abbiamo il cofanetto con 3 palette dentro. Questo, se non ricordo male, lo. Ecco. The one with all Thanksgiving. Queste sono le 3 palette che ho acquistato dal sito della Revolution direttamente. E quindi. Questi sono i colori della prima. C'è sempre lo specchio. Questi sono i colori della seconda. E questi sono i colori della terza. Poi, Essence, tutte le città, Roma, ah, per ognuna c'è lo specchio, Roma, benvenuti a Roma, benvenuti a Miami, welcome to Miami, specchio, questi sono i colori. Marrakesh utilizzata in un mio precedente video. Parigi, questo è lo specchio. Questi sono i colori. Bangkok, questi sono i colori. Questa, sono stata fortunatissima, l'ho trovata in un calendario dell'avvento insieme a questa, cioè questa era in uno e questa era in un altro, e allora io li ho presi tutti e due. Los Angeles, questo è l'interno, questi sono i colori meravigliosi.
E questo è Tokyo, questo è l'interno e questi sono i colori. E poi c'è Berlino, questo è l'interno, questi i colori. E in effetti sta per arrivare Cape Town, città del capo, a breve, tra qualche giorno, l'ho vista. Non potevo lasciarla lì. Siamo quasi alla fine. Questa è l'ultima serie di palette che resta. I Heart Revolution Marble Rose Gold. E questa. Questo è il pack. C'è uno specchio. E questi sono i colori che forse ho sbocciato. Allora, queste andiamo spediti perché sono tutte della Revolution, tutte della stessa linea, che Forever Flawless, Constellation. Hanno tutte lo specchio, abbastanza grande. Fire. Esatto, questi sono i colori della palette. Utilizzata a scrivenza eccezionale. Se avete la possibilità, acquistatela. Non le ho utilizzate tutte, ma credo che sia tutta la linea. Questa è Optimum. Questa non l'ho mai utilizzata. Questi sono i colori. Forse l'ho sbocciato quello, ma no, non l'ho mai utilizzata. Comunque, credo che sia tutta la linea ad avere una pigmentazione, una scrivenza, sfumabilità ottime. Quindi, se avete la possibilità, acquistatelo. Io vi posso dire che Fire Constellation è questa qui. No, questa qui. Qual è? Birds of Paradise. Sono provate, le ricomprerei. Questo colore, questa forse non l'avevo neanche mai aperta. Questo colore non l'avevo mai visto, eccezionale. E non è giallo, non so perché lo vedete giallo. È più un rose gold. Vediamo se così si vede diversamente. Questa è invece Flamboyance. Non lo so se si pronuncia così, se non si pronuncia così, ditemelo voi. Fatemi sapere se avete provato o acquistato qualcuna di queste palette. Non proprio di queste, nel senso di tutte quelle. Questa è Birds of Paradise, di tutte quelle diciamo che vi ho mostrato in questo video. Cioè, se ce n'è qualcuna che vi piace, magari ho dimenticato di dire dove l'ho presa, fatemelo sapere che vi rispondo. Questa è Spirituality with Cannabis Sativa. Neanche mi ricordavo per esempio di questa, che tra l'altro ha dei colori bellissimi e non capisco perché me ne dimentico, perché non mi ricordo tutti i colori. Comunque questo per esempio non è questo giallo, è più scuro, è sull'arancione. Sono più scuri questi colori, questo è più scuro, da sull'arancione, ramato, e questo è più scuro. Voi in camera lo vedete un po' più chiaro, anche questo è più scuro, non so perché in camera li vedete così più chiari. Poi abbiamo queste Affinity, questi sono i colori di Affinity, questa è Turtle, Hydra Turtle, bellissima anche questa palette. Tra l'altro questa palette è stata un affare, forse uno sbaglio.
Forse non sbaglio, non lo so, ma l'ho comprato 1 euro. Poi abbiamo Allure. E questi sono i colori. Ed infine l'ultima della Revolution è Utopia, non so bene dove va l'accento. È questa. E questi sono i colori. Aspettando che arrivi Cape Town, Città del Capo, e le palette a sorpresa che sono incluse in 3 calendari dell'avvento che arriveranno, ma non so qual è il contenuto, magari non ci sono palette, quindi diciamo che con sicurezza l'unica palette che so che sta per arrivare è di questa linea. Salutandovi, spero che il video vi abbia tenuto compagnia, che vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere un po', diciamo, tutte le palette che ho acquistato nel tempo, negli anni, negli ultimi 2 anni e mezzo, credo, sì. Fatemi sapere se ce n'è qualcuna che vi piace, che vi è piaciuta in particolare, o che avete. E per questo video è tutto. Non ho incluso gli ombretti singoli liquidi, gli ombretti in polvere singoli. Ce n'era qualcuno di Kiko, ma diciamo, ho preferito concentrare tutto sulle palette. Se siete interessate a vedere, diciamo, questa rubrica di tutta la mia makeup collection di volta in volta, non so, magari le palette viso, i blush, diciamo, i lipstick, i rossetti. Comunque, se siete interessati a sapere, diciamo, quali altri trucchi, o se vi interessa questa rubrica, ovviamente stavolta abbiamo fatto le palette, ma magari di altri trucchi, non so, matite occhi, matite labbra, rossetti e così via, fatemelo sapere. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale perché è gratis. E noi ci vediamo domenica prossima con un altro video, sempre spero alle 13:30, se non ci sono più problemi tecnici. Vi auguro una buona giornata, a presto, ciao!